Si sono aperte le gabbie, partite le cavalle del Regina Elena edizione 2024. Quasi impennandosi Sun Never Sets, che si posiziona in coda anche a Aretha Star e Grand Saxon, che decide di correre al risparmio davanti. Palla lunga e pedalare per Atmosfera con la giubba bianco e celeste, che si porta subito a condurre nei confronti di Binam, l'altra che arriva dalla velocità. Il mantello grigio all'interno è quella di Three Havanas. In quarta posizione c'è Amorevole, che si è messa a tiracchiare un pochino in questa fase. Poi dietro a questa Eternal Blossom, Tomiko con la giubba celeste e bianca. Troviamo anche Happy Smile per corsie interne. All'esterno ci sono See You Life, Princess Kizara, all'interno Aretha Star, poi Mysterious Shadow, ancora Kalle Almanzora. Poi il gruppo è chiuso da Misstep. Siamo già velocemente addirittura d'arrivo, gli ultimi 750 metri da percorrere, con Atmosfera sempre in vantaggio, Binam che sposta sui fianchi, carica a testa bassa anche Amorevole, che è in terza corsia. All'interno c'è la grigia Three Havanas, ci prova Tomiko a diventare della partita. Poi ancora Eternal Blossom per corsie più esterne, c'è la figura di See You Life. Aretha Star sta cercando lo spazio, Grand Saxon all'esterno ha cambiato marcia anche Kalle Almanzora. Torniamo in cima alla competizione, perché Atmosfera è sempre sotto la pressione esterna di Binam. Kalle Almanzora cerca di unirsi alla lotta, Amorevole che rimane in quota, Grand Saxon che deve cercare il cambio di marcia, Kalle Almanzora che prova a premere su Binam, la quale resta ancora in vantaggio. Binam contro Kalle Almanzora, Binam di dentro, Kalle Almanzora, Binam che vince un'incredibile Regina Elena. Binam, che fino adesso aveva fatto solo la velocità, vince a 69 contro 1. Binam, Germano Marcelli in sella, training di Fabio Boccardelli, i colori sono di Matteo Belluscio. Rivediamo il tratto conclusivo. Binam è andata in continua percussione su Atmosfera, alla fine ha ribadito il concetto su Kalle Almanzora e Grand Saxon, finita forte. Al quarto posto Amorevole, al quinto Atmosfera e Three Havanas, molto vicine. Ma qui c'è stata un'impresa incredibile da parte di Binam, importata da poco in Italia. Per ora aveva fatto solo ed esclusivamente la velocità in Inghilterra, così come era successo anche in Italia. Arriva questo Regina Elena con il ruolo di outsiderona, e allora alla fine si è portata a casa questo Regina Elena incredibile. Germano Marcelli, direi eccellente in sella, perché ha fatto tenere tutti i 1600 metri alla figlia di Havana Gray. Numero 4 dello schieramento al primo posto, al secondo Kalle Almanzora, al terzo abbiamo visto Grand Saxon, per il quarto posto Amorevole, e poi, visto che si tratta di un quintè, per il quinto bisogna attendere tra Atmosfera e Three Havanas.